Per chi viene al meeting per la prima volta, l'esperienza più diffusa è lo stupore. Com'è possibile tutto questo? Da dove nasce? Come si possono mettere insieme tante persone e tante opere e per così tanto tempo? Spesso la mia risposta è che quel che si vede è frutto di quel che non si vede. Quel che si mostra nasce da ciò che non è in mostra. È quello che è stato tante volte chiamato spettacolo dei volontari del meeting. Stamane su un giornale che di solito non è troppo benevolo nei nostri confronti, un commentatore scrive: chi passi per qualche giorno al meeting non può non ammettere che nulla di tutto questo esisterebbe se non poggiasse su una sorprendente capacità di mobilitazione di coscienze, di sincero coinvolgimento intimo, su una leva di massa di entusiasmi come ormai pochi movimenti in Italia e nessuno da altrettanto tempo. Direi che l'unica imprecisione è quella in Italia, dal momento che il meeting, questo avvenimento, è nei fatti da tempo una realtà globale. Ma dicevo dello spettacolo dei volontari e tornano anche qui le domande: da dove nasce questo spettacolo? Che cosa esprime? Cosa lo sostiene nel tempo? Domande che ci aiutano ad approfondire la natura del fenomeno del volontariato, di cui moltissimi parlano e spesso, molto spesso, in modo equivoco. Quest'anno l'Unione Europea ha intitolato il 2011 Anno del Volontariato e con l'incontro di oggi ci colleghiamo idealmente a questa riflessione internazionale suscitata da questo tema dell'anno, volendo inserire in essa il contributo, la forza di proposta che viene dall'esperienza del meeting. E vogliamo anche oggi gettare un ponte verso il grande incontro che a novembre, proprio sul tema del volontariato, vedrà protagonista il Papa Benedetto XVI. Insieme al nostro ospite veramente illustre e straordinariamente presente qui con noi, perché l'abbiamo strappato a moltissimi impegni e ci ha fatto questo regalo di essere con noi oggi, il cardinale Robert Sarà. Il cardinale è nato in Guinea, nella regione di Conakry, è stato arcivescovo di quella città e presidente della Conferenza Episcopale della Guinea e della Conferenza Episcopale dell'Africa Occidentale Francofona. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo ha voluto a Roma come segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e un anno fa Papa Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum e poco dopo creato cardinale. E il cardinale è qui con noi per aiutarci in questa riflessione. Ci siamo un po' messi sotto la sua guida spirituale, sotto la sua guida di esperienza, visto che presiede questo grande organismo della carità del Papa. Dopo il cardinale prenderà la parola Alberto Piatti, che nella sua biografia ufficiale viene definito agronomo e imprenditore agricolo, ma per tutti noi è molto meglio conosciuto come segretario generale dell'ABSI, che porta nel suo stesso nome la parola volontari. ABSI è inscritta nei cuori di molti di noi qui presenti, incluso il mio. È quasi impossibile per noi pensare al volontariato senza farlo coincidere con questo nome, ABSI, e con il suo metodo di lavoro, come penso sentiremo tra poco. Ma ora vorrei dare la parola a Sua Eminenza il Cardinale Robert Sarà, ringraziandolo ancora una volta per la sua presenza qui. Grazie. Buongiorno a tutti. Non mi capita spesso di avere di fronte
una platea composta di questo tipo e mi sento investito di una grande responsabilità. Ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi dato la possibilità di incontrarvi e di essere qui con voi oggi per condividere il mio umile pensiero sul volontariato. Il volontariato è tutt'oggi la linfa vitale dei programmi di sviluppo e della cooperazione internazionale. Io stesso ne posso dare la prova perché se sono qui e sono ancora vivo e posso parlarvi, probabilmente è grazie ai missionari che, anche senza essere volontari in senso attuale, senza chiedere nulla in cambio, hanno portato la parola di Dio nel mio paese, mi hanno dato la fede, un'istruzione, si sono presi cura di me e di tante, tante altre persone e mi hanno aiutato nei momenti di difficoltà. Da allora sono convinto, avendo la possibilità di vedere in azione personaggi di quello spessore, nella stragrande maggioranza dei casi si può essere missionari e aiutare una popolazione in difficoltà senza sprecare troppo parole. Anzi, la testimonianza più grande è la semplice coerenza tra il proprio essere convintamente cattolico e quello che si fa nella vita di tutti i giorni. Mi fa piacere raccontarvi un piccolo fatterello che però è esemplativo di cosa voglio dire quando parlo di coerenza come prima testimonianza della nostra fede. Dovete sapere che in Africa non esiste una distinzione tra vita privata e vita pubblica così netta come la intendiamo qui in Europa e in generale nel mondo occidentale. Ci si aspetta sempre che se una persona dice di essere una cosa, si comporti pubblicamente e privatamente in modo coerente. Per dirla molto banalmente, se uno dice di essere cristiano, ci si aspetta perlomeno che la domenica vada a messa. Chiamiamolo il minimo sindacale. Comunque, tornando all'aneddoto, c'era questo ragazzo che era venuto volontario a lavorare in una missione. Dopo le prime 5 settimane della sua permanenza, dove si è fatto conoscere come persona volonterosa e impegnata, qualcuno è venuto a chiedermi, un po' scandalizzato, come mai quel ragazzo non andasse a messa nonostante lavorasse e alloggiasse in una missione cattolica. Decisi di andargli a parlare personalmente e lui mi disse che credeva in Dio, ma che aveva una serie di problemi con la Chiesa e che non ne accettava alcuni aspetti. Sicuramente la Chiesa, che è madre paziente,
non aveva problemi con lui e quindi ho deciso di esortarlo, ma aspettare e vedere come si aggiustavano le cose. Gli ho detto certamente che per la popolazione vedere un volontario che non è coerente con la propria fede non è un bel esempio, anzi, questo crea un certo danno alla stessa missione. Per fortuna, dopo qualche tempo, il ragazzo ha cominciato ad andare spontaneamente a messa e alla fine dei suoi 2 anni della missione aveva riscoperto la bellezza del Vangelo e l'esperienza vitale dei nostri rapporti personali con Dio. Era diventato un vero testimone sia della fede sia di cosa voglia dire avere la responsabilità di dover essere un esempio per chi ti guarda. Questo che vi ho raccontato è un piccolo esempio di come un'esistenza magari apparentemente povera o periferica può diventare un'immensa certezza. Sì, una certezza. Sono molto contento che il meeting di questo anno abbia preso a tema una questione così forte, la certezza. Infatti viviamo in un tempo dove sembra regnare il dubbio assoluto, metodico. Sembra che la lezione di Descartes e del razionalismo abbia trovato un varco significativo, ma si sia trasformata in un boomerang. Mi spiego. Descartes ha voluto forse giustamente trovare un fondamento certo alla sua filosofia e ha messo sistematicamente in dubbio ogni passaggio del suo pensare al fine di arrivare a una certezza che non era altro che il suo stesso io dubitante. La ragione della ragione diventa allora non tanto questionare, perché questo invece è la sua grandezza, ma dubitare. Nel XIX secolo il dubbio è diventato sospeso, rafforzando così la sua connotazione negativa, ma allo stesso tempo la negazione della possibilità di conoscere e dire il vero, mentre resta solo l'io dubitante. Questo atteggiamento ha fatto una grande scuola. Viviamo in un mondo in cui caratteristica dell'uomo forte sembra quella di dubitare e quindi del rifiutarsi e del negarsi all'alterità. Dubbio, non fiducia. Questo vale anche per la fede. Il dubbio si è riversato contro Dio e contro il suo amore verso l'uomo. L'uomo di fede viene percepito come un fondamentalista. Il vero credente, quello che fa domande, ma non giunge mai a una verità. Ma questo dubbio lacera l'esistenza, perché non si può vivere senza verità definitive, vincolanti, orientanti. Una nave senza bussola è in balia delle onde. In balia delle onde è la nostra esistenza senza certezza. Anche San Paolo descrive così la vita senza Cristo: fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina,
ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Paradossalmente, il dubbio sistematico, invece di offrire un fondamento ragionevole all'esistere, rende l'uomo più incline all'errore, all'inganno, alla delusione. La vostra presenza qui, oggi, dice che esiste una certezza. Io non sarei qui oggi, e così molti di voi, se non avessimo incontrato in Cristo la verità, la roccia, una certezza incrollabile sulla quale costruire la propria vita. Questa è l'esperienza del cristianesimo, e cioè del cristiano. Una certezza che modella la nostra vita e che le dà la capacità dell'amore gratuito. Un amore che trasforma la nostra vita, ma che trasforma il mondo intero. La fede in Cristo è stata una certezza per tanti uomini che così hanno cambiato il volto della terra. Io leggo qui la grande chance del volontariato, la certezza che plasma la vita del cristiano, gli dona di essere uomo che si dà. E questo vale per ogni cristiano e può suscitare così benefici interrogativi in chi non crede. Un esempio che vi riguarda, diceva Giussani ai volontari del meeting di Rimini del 1995, e la meraviglia più grande del meeting, che è realmente una delle più grandi meraviglie del movimento, siete voi. Quando, alcuni mesi fa, la signora Guarnieri è venuta a trovarmi per chiedere di partecipare al meeting, ho detto inizialmente di no, e ve lo confesso. Ho detto che io vengo di una realtà di chiesa molto piccola. Non sono abituato alle masse. E non possiamo negarci che ci sono pericoli nel vivere come massa. Ho detto che io ho sempre compreso il nostro essere cattolici in mondo musulmano come una piccola radice piena di vita che però lentamente, silenziosamente, ma sistematicamente e insistentemente spacca la roccia in cui è piantata. Alla fine sono venuto perché voi siete questa radice. La Chiesa è questa radice piena di vita divina. Dobbiamo rompere la roccia del dubbio sistematico, della derisione della verità, della ricerca volutamente senza meta che definisce la cultura moderna. E non dobbiamo scoraggiarci, anzi, la nostra radice spacca la roccia di un mondo prevaso dal dubbio, perché ha la forma della croce. Possiamo spaccare e penetrare la roccia dura del nostro mondo moderno, comunicandogli il gusto di Dio, se davvero siamo radici pieni di Cristo, di vita divina e dello Spirito Santo. I primi cristiani
hanno spaccato con la loro esistenza un mondo che viveva da millenni di idoli e di divinità naturali. Noi possiamo essere come loro in un mondo che ormai è neopagano e che vive di consumismo e di piaceri passaggeri. Siamo chiamati a essere una certezza in questo mondo scosso dal dubbio. Dico noi perché di fronte al fatto dell'esistenza concreta modellata da Cristo, non c'è dubbio che tenga. Il volontariato è veramente il frutto della carità di Cristo. Vorrei dire che ci teniamo al volontariato perché offre al mondo questa testimonianza concreta, personale, innegabile. Da dove nasce questa esperienza? Certamente c'è un impulso naturale nell'aiutare l'altro. Lo vediamo molto bene oggi nel fiorire di attività filantropiche. A Cor Unum lo osserviamo ogni volta che il mondo è colpito da una catastrofe naturale o da crisi umanitarie, come recentemente in Somalia. La risposta dal mondo intero per aiutare chi sta male è impressionante, ma lo vediamo molto bene in noi stessi, quando in modo molto spontaneo rispondiamo a un bisogno intorno a noi, un'anziana bisognosa, un compagno in difficoltà, una madre abbandonata. Noi siamo così perché siamo creati da Dio a sua immagine e somiglianza. Dio è amore e ha lasciato in noi le tracce di questo suo amore, della sua compassione, in credenti e in non credenti. Ma Cristo ci dice di più. Cristo raccoglie questo nostro desiderio umano e lo nobilita, perché si insegna in primo luogo che l'amore, prima di darlo, lo abbiamo ricevuto da Lui. Lui per amore ha dato la vita per primo. Ha dato la sua vita a me perché io possa darla all'altro. Perciò, per un cristiano, la parola chiave per spiegare la sua disponibilità a essere volontario è una parola della Scrittura. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Siamo molto grati a Benedetto XVI che ha riscattato il termine carità, lo ha rimesso nella sua originaria luce e ce lo ha riconsegnato nella sua valenza più autentica con l'enciclica Deus Caritas Est. Infatti è bene fare delle distinzioni. Amore non è uguale a carità. Il termine amore esisteva già prima di Cristo, ma Cristo si è insegnato l'apice dell'amore, che è appunto la carità, cioè il dono di sé per l'altro. Purtroppo, lo stesso termine carità, anche nel nostro linguaggio cristiano, è semplicemente scaduto nel banale significato di elemosina, oppure viene vista come una forma insufficiente di aiuto all'altro perché non intaccherebbe le cause profonde dell'ingiustizia. Invece, Papa Benedetto ci ha ricordato che la carità è la natura stessa di Dio.
Questa radice trinitaria si manifesta a noi in Cristo e così la sua carità dà forma alla nostra. Amare e servire il povero, il prigioniero, il malato, l'ignorante, senza chiedere nulla in cambio, come Cristo ci ha insegnato, questo è il volontariato cristiano. Capite che questo non è possibile, non è pensabile senza l'aiuto della grazia. La grazia del dono viene dalla grazia, della gratuità della grazia. Un dono ricevuto è immeritato. E proprio la gratuità è qualcosa di cui solo l'amore, l'uomo è capace, perché risponde a qualcosa di irriducibile, all'utile, al pratico, al dovuto. Anche per questo, senza Cristo non si realizza appieno il desiderio di aiutare l'altro, che pure ogni uomo ha in sé. Ed è proprio questo, lo dico con tutta chiarezza, che impedisce al volontariato cattolico di diventare una religione civile. Per noi il volontariato non scaturisce semplicemente dall'impegno per un mondo nuovo e redento dall'impegno dell'uomo stesso. Per un cattolico il volontariato non sostituisce la fede, ma la esige. Però accanto a questa visione tipicamente cristiana del volontariato, vediamo svilupparsi con un costante aumento un modo di intendere e fare volontariato che non è gratuito né dal lato del volontario che spesso riceve un rimborso forfettario per svolgere con costanza le prestazioni richieste, né dal lato delle organizzazioni che non garantiscono la gratuità delle prestazioni chiedendo all'utenza, su base obbligatoria o facoltativa, un corrispettivo per le prestazioni ricevute. In francese si distingue, per esempio, tra bénévolat e volontariat, ovvero il volontariato basato sulla gratuità e il volontariato di coloro che produscono competenze professionali per dei fini collettivi e senza fine di lucro, ma che comunque ricevono un compenso per le loro prestazioni e attività. Il pericolo più insidioso è che questa diventi la strada per un volontariato puramente professionale. L'eccessiva professionalizzazione finisce per mettere al primo posto il profitto e il risultato al posto della cura e dell'attenzione alla persona, perché ciò snatura l'intero senso della donazione agli altri. Non confondiamo però volontariato con improvvisazione. Evidenziare il valore della gratuità non significa affatto confondere il buon cuore con la professionalità. Anzi, questa la esige, perché la sua mancanza farebbe perdere il valore anche alla donazione verso gli altri. Quali sono i fattori che
che stanno spingendo il mondo del volontariato cattolico, e non solo, nella direzione di una totale professionalizzazione. Le cause sono diverse, ma una tra le più principali è sicuramente il sempre maggiore interesse mostrato dagli enti pubblici nei confronti delle opere caritative cattoliche. Le organizzazioni cattoliche sono molto ben radicate e offrono servizi che lo Stato non riesce a garantire. Perciò vengono reclutate e sovvenzionate con fondi pubblici. Questo comporta che gli enti pubblici tendano a caricare le associazioni di volontariato di compiti, di gestioni e di servizi che obbligano o a cambiare natura o a trasformarsi a imprese sociali. E questo tipo di impostazione dell'utilizzo del volontariato, infine, tende a privilegiare l'efficacia piuttosto che la gratuità. Perciò favorisce le grandi organizzazioni a danno dei piccoli gruppi di volontariato di quartiere, di paese, di parrocchie, totalmente fondati sulla gratuità, in grado di mobilitare la solidarietà della comunità. La concretezza e i risultati vengono quindi prima della persona a lungo andare. Tuttavia, bisogna stare altrettanto attenti a non cadere in una sorta di torpore che questi finanziamenti potrebbero creare. Ricevere soldi dal pubblico e diventarne in qualche modo il suo prolungamento o una sua agenzia non può farci dimenticare la nostra origine. Il problema non è dunque se ricevere sovvenzioni pubbliche o no, ma se riusciamo a riceverle senza perdere la nostra identità. Il fatto che istituzioni cattoliche, anche di lunga tradizione, perdano il loro afflato originario non dipende semplicemente dal fatto che le fonti di finanziamento sono laiche, ma che al loro interno è venuto meno il senso di appartenenza alla Chiesa e ancora più è venuto a meno il senso della testimonianza di Cristo. Su questo versante si gioca la vera sfida di fronte alla quale non possiamo non porci anche oggi. Per questo è fondamentale per un volontario cattolico riscoprire la sua dipendenza dalla grazia, come dicevo prima, perché solo così la nostra testimonianza può continuare. E vorrei concludere con lo stesso pensiero del Santo Padre Benedetto XVI. Il Santo Padre ha molto a cuore il tema della carità e dell'identità degli organismi cattolici. Anche per questo motivo ha voluto un incontro che si terrà in novembre in Vaticano con i rappresentanti del volontariato cattolico europeo
in questo anno che l'Unione Europea dedica al volontariato. Che direzione stiamo prendendo? E soprattutto, possiamo riscoprire il volontariato come luogo di testimonianza cristiana e di crescita della fede? Come possiamo tenere viva l'esperienza della fede e la preghiera nei nostri organismi di volontariato? Senza questi aspetti, in cosa si differisce infatti l'azione di un cattolico da quella di un qualunque filantropo? E proprio nel vedere Gesù negli altri, nel pregare prima e agire dopo, che noi cattolici siamo diversi e più ricchi di senso rispetto a ogni altra realtà. Il volontario cattolico deve tornare a considerarsi strumento di Dio e non illudersi che il suo mettersi a disposizione degli altri si esaurisca nell'azione. Come voi che siete qui, il volontario deve tornare a essere innanzitutto un testimone di fede dalla quale nasce il suo bisogno di aiutare gli altri. E già 50 anni fa lo affermavano con forza quei ragazzi che erano stati fonte di ispirazione per scrivere Il senso della caritativa di Giussani. Per chiudere il mio intervento non posso non citare queste frasi così appropriate. È solo cominciando a fare, a donare del tempo libero come integrale gesto di libertà, che la carità cristiana diventerà mentalità, convinzione, dimensione permanente. Non importa tanto la molteplicità delle attività, la quantità del tempo libero che si dedica. È importante invece che nella nostra vita e nella nostra coscienza si affermi il principio del condividere attraverso almeno qualche gesto, anche minimo, purché sia sistematicamente messo in preventivo e realizzato. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie molto, Eminenza, per l'itinerario che ci ha proposto, così profondo e così emozionante, anche nel ricordo di Don Giussani. Ora vorrei dare la parola a Alberto Piatti. Grazie. Eminenza, mi permetto anch'io di ringraziarla di cuore per la sua presenza qui. Lei ha parlato sua introduzione di una grande responsabilità che sente a parlare a così tanta gente. Io aggiungo che oltre a parlare a così tanta gente, che già incute un grande timore a parlare dopo il suo intervento, sono veramente in grave difficoltà. Scherzando nel salottino prima, riprendendo una frase del suo intervento, qui non si tratta di un minimo sindacale, qui si corre il rischio di essere licenziati dal Pontificio Consiglio Corun. Quindi mi accingo a comunicare ciò che viene dall'esperienza, come ha ricordato Roberto Fontolan, che sempre ci segue con passione e intelligenza, a parlare dall'esperienza che viene dalla Fondazione AFSI, che compie l'anno prossimo 40 anni di presenza. Certamente la parola volontariato e la parola sviluppo hanno una
bibliografia immensa che vi risparmierò. Sicuramente le due ultime encicliche sulla carità che il Santo Padre ci ha donato sono una guida sicura, soprattutto per una fondazione, la Fondazione AFSI, che porta nel primo articolo dello Statuto il desiderio di promuovere lo sviluppo dell'essere umano nel solco della dottrina e dell'insegnamento della Chiesa Cattolica. Il volontariato è un fenomeno, 2011 anno europeo del volontariato, un fenomeno imponente. Nel 2000, siamo a 10 anni da quando nel 2001 le Nazioni Unite indissero l'anno del volontariato. Questa comunità internazionale ogni tanto si inventa l'anno di qualche cosa. Per darvi una dimensione, le forme di volontariato organizzate al Consiglio Economico, accreditate al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite nel 68 erano 337, adesso sono più di 2000. Quelle che hanno esplicitamente un'ispirazione cattolica dichiarata sono poco meno di un centinaio. È un fenomeno anche imponente dal punto di vista dei valori, dei numeri. Lester Salomon, il professore che ha parlato l'altro giorno qui a Rimini, per una ricerca fatta con l'International Labour Office di Ginevra, stima che al mondo ci siano 1 miliardo di persone che si dedicano al volontariato. È veramente un fenomeno impressionante. Ma come mai? Io penso che in un mondo tendenzialmente relativista e nichilista, l'aumentare delle persone che si dedicano al volontariato è certamente una forma di ricerca e di domanda positivamente espressa attraverso un'azione. Ma c'è qualche cosa di più profondo. La natura umana è animata da questo spirito di gratuità, di interesse all'altro. E in questo tempo di incertezza è quasi una ricerca di certezza, che si esprime anche così. Don Giussani nel libretto della Caritativa, il gesto da cui anche AFSI nasce, il gesto di educazione alla gratuità, nato nella bassa milanese ad aiutare le famiglie più povere e da lì è arrivato fino in Brasile e fino in Africa. Don Giussani dice: questo bisogno di occuparci degli altri, che stanno peggio di noi, è un'esigenza originale e naturale. È in noi, prima ancora che ne siamo coscienti, e la chiamiamo legge dell'esistenza. Nella relazione di Sua Eminenza c'è un passaggio che io ritengo cruciale su come questa legge dell'esistenza, che esiste ancora prima che ne siamo coscienti, debba e possa avere un percorso educativo per riscoprirne il vero fondamento e le vere origini. Infatti, una delle tante domande che ci facciamo e con molto scetticismo ci sentiamo fare da molti: cosa abbiamo di più caro in quello che facciamo? Perché qui si gioca la nostra identità nell'azione. Dubitare del valore infinito di un gesto di carità significa dubitare di ciò che abbiamo di più caro. È come rinunciare ad ogni certezza. E questa è l'espressione di un'educazione che abbiamo ricevuto. Un'espressione di un popolo che continua a sostenerci e di cui vorremmo essere degnamente una delle espressioni missionarie nel mondo. Ci sono moltissimi esempi in cui questo dono commosso di sé, questa identità giocata, ha prodotto dei cambiamenti reali, delle persone che hanno riscoperto la loro innata dignità, come ci ha ricordato Benedetto XVI nel messaggio in occasione della giornata della pace del 2009, la innata dignità di ogni essere umano, di essere immagine del Creatore, magari sepolta dalla malattia, dalla miseria, dalla fame. E allora il nostro operare diventa
necessariamente la possibilità e la necessità di rimuovere questi ostacoli, ma per arrivare al cuore dell'uomo, all'essenza della dignità dell'essere umano. E viene in mente questa frase del senso religioso di Don Giussani che ci ripropone con insistenza recentemente Don Carron. Se si guarda un uomo, una donna, un amico, un passante, senza che echeggi in noi il riverbero di quella domanda, di quella sete di destino che lo costituisce, il nostro rapporto non sarebbe umano, non rispetterebbe la dignità dell'altro, non sarebbe adeguato alla dimensione umana dell'altro. E quindi avere nel Pontificio Consiglio Corunum una guida certa e una possibilità di dialogo e di paragone diventa per noi cruciale, proprio perché, come è stato ricordato, il mondo del volontariato, questa espressione originaria di gratuità, rischia molto di essere manipolato o di avere un'agenda o delle priorità in funzione di chi dona i soldi, diventando così una semplice cinghia di trasmissione di politiche e di modalità decise altrove che nulla o poco, sono più per il nulla, hanno a che fare con l'identità del volontariato cattolico. È un rischio che io ritengo gravissimo, perché è un'utilizzazione non sussidiaria di chi può svolgere un servizio importante, ma è un utilizzo, quasi uno sfruttamento di brava gente a poco costo. Noi non vogliamo fare la stampella di questa religione umanitaria celebrata nei santuari delle Nazioni Unite, il cui segretario riveste troppo spesso la figura del Papa laico di questa nuova religione. Ma allora molti ci dicono, ma una relativamente piccola o relativamente grande ONG come la vostra, che contributo può dare reale? Ci sono già le agenzie delle Nazioni Unite, c'è tutta una filosofia di cos'è lo sviluppo, ogni agenzia ne sviluppa una anche un po' per giustificare la propria esistenza in vita. Che necessità c'è di partire dall'Italia? Qual è il contributo che potete dare? Certamente le istituzioni, le organizzazioni, le imprese sociali, le modalità che si dà alla comunità internazionale sono importanti, ma non sono l'essenza del dono commosso di sé. Ci sono dei paradossi incredibili, ne cito uno. Che ho imparato in Sierra Leone con il nostro amico padre Berton. C'era un programma per i bambini soldato, ex bambini soldato, che prevedeva un termine di intervento, finito il quale l'agenzia dedicata alle Nazioni Unite si è ritirata. Ma questi bambini, il mistero della vita, il mistero della speranza da comunicare loro, non può terminare perché finisce un programma. Sono persone che vanno accompagnate nella vita. E i programmi non possono essere misurati in funzione della mediaticità degli stessi o della capacità del segretario dell'organizzazione X o Y di andare in televisione. Ci dispiace, forse saremo controcorrenti, ma il mistero della vita non si misura sulla durata di un programma. E quindi il popolo di cui vogliamo essere espressione, il popolo del Movimento di Comune Liberazione e di tutti gli uomini di buona volontà che ci aiutano, ci dona la forza di questa libertà, perché noi non abbiamo le mani legate verso nessun donatore, anzi la forza che voi ci date ci permette di negoziare con i donatori con cui abbiamo a che fare, dalla Banca Mondiale in giù, in su, a destra e a sinistra, con l'identità che attingiamo da questo popolo che ci educa. Perché certamente non è sbagliato che una citazione si dia delle regole,
Però la regola deve guardare la realtà e deve guardare il mistero della persona prima che gli standard e gli indici di realizzazione del programma. Perché potrebbe essere che in quella zona, ad Adab, scusatemi, lo ricordo perché il Santo Padre per ben due volte, la terza l'ha citata in Spagna, e il Pontificio Consiglio con uno è subito intervenuto, ad Adab in Somalia, in Kenya, che accoglie 450.000 persone. A gennaio erano censite 310.000 persone residenti nel campo. 168.000 di questi sono ragazzi e ragazze da 5 a 17 anni. Il 54%. Questi ragazzi e queste ragazze, con buona pace di tutti, non hanno solo bisogno di acqua, di sapone e di cibo, hanno bisogno di speranza e bisogna che nel campo si creino delle condizioni di vita perché questi possano continuare a sperare. Magari è fuori degli standard, ma hanno bisogno di questo. Perché, come ci ricorda il Santo Padre nella Deus Caritas Est, la carità sarà sempre necessaria. Anche nella società più giusta non c'è nessun ordinamento statale giusto o statale o dello statalismo internazionale imperante che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Noi non possiamo accettare che in nome dello scientismo umanitario, delle regole dello sviluppo, si decidano quanti ne devono nascere, quanti si devono lasciare morire, quanti se ne possono curare e quanto no. Capisco che non si può arrivare dappertutto, ma non può essere questo il criterio. Allora la grande sfida è la provocazione del Papa Giovanni Paolo II al messaggio della Quaresima del 2002. Cosa fecero gli apostoli all'inizio del cristianesimo? Quanti li incontravano, li riconoscevano portatori di un messaggio più grande di loro, i viventi, come ci ha ricordato da poco Carron, più grande di loro stessi, come allora anche oggi, il bene compiuto dai credenti diventa un segno e spesso un invito a credere. L'identità diventa quindi la sfida del lavoro quotidiano. In una provocante conversazione che abbiamo avuto con Don Carò recentemente, ci ha detto: ma voi dovete curare che crescano dei soggetti prima che i progetti, cioè persone che diventino protagonisti della propria esistenza. In altre parole, come l'intelligenza della fede diventi intelligenza della realtà e trovi modalità espressive, lavorative, progettuali che rispettano profondamente la dignità dell'essere umano. Io vorrei concludere con una nota personale, se posso, perché andando in giro per il mondo incontro tante persone e ti rimangono appiccicate al cuore, non puoi far finta di non averle incontrate. In particolare ho ricevuto una lettera da un mio piccolo amico di Bujumbura che mi scrive: caro Piatti, perdonate la traduzione, è un po' garibaldina, ma è molto tempo che non ti scrivo, scusami, come stai? Spero bene, così come la tua famiglia. Io sto bene. Tempo fa ti dicevo che avrei fatto geologia, ma oggi ho dovuto cambiare. Farò sviluppo economico, perché ho un grande desiderio di aumentare l'economia dei paesi africani. E soprattutto con i giovani che voglio lavorare, perché sono una risorsa importante per lo sviluppo di tutto il paese. Sono 7 mesi che sono diplomato in lettere, sezione lettere moderne. Sono stato il primo della classe, con la menzione grande profitto distinto.
Poi ho fatto gli esami per l'ammissione all'università. Sono risultato fra i primi 15 a livello nazionale. Questo era un ragazzo di strada. Lo Stato mi ha ordinato di fare inglese e Kirundi per essere un futuro professore di questi due corsi. Ma questo non mi è piaciuto, perché non aveva nessun rapporto con il mio desiderio, che è quello di diventare un grande promotore internazionale di sviluppo economico e sociale. Ho domandato di essere orientato a economia, ma la Commissione Nazionale di Orientamento non ha accettato la mia domanda, dicendo che dovrò restare nella facoltà di inglese Kirundi. La Commissione mi ha detto che non si sbaglia mai nell'orientare i candidati universitari. Così ho dovuto abbandonare l'Università del Burundi, finché studio qualcosa che non mi piace e non si può eccellere. Immagina, studiare 5 anni una cosa che non piace e poi essere ingaggiato come professore per questi due corsi per tutta la vita, che resta una cosa impossibile. Quello sarebbero i risultati di lavoro, è una prigione per tutta la vita. Invece di imprigionarmi, preferisco lasciare questa facoltà di lettere e aspettare quello che la sorte mi riserva. E sono ottimista. L'avvenire è veramente migliore per me, lo sento nel mio cuore. Non mi sono iscritto all'università privata per fare quello che amo perché è troppo cara. Ma abbiamo fatto un consiglio di famiglia, vedo qui mia moglie che ringrazio e lo aiuteremo noi. Tu sai, c'è qualcosa di molto importante per cui ringrazio Dio. Questo è stato come un miracolo per me, un incoraggiamento nella vita. Che cos'è? È che ora lavora come volontario AFSI al centro educativo dei ragazzi. Quando mi hanno impedito di fare economia, ho domandato di fare il volontario AFSI e hanno accettato, è da gennaio. All'inizio non era significativo come oggi, sono sincero. Ma poi ho scoperto che questo andava con la mia visione di diventare promotore di sviluppo economico-sociale, perché sono qui al servizio di bambini in difficoltà che meritano un certo intervento educativo, psicologico e sociale per avere un avvenire migliore. All'inizio della lettera ho scritto che con i giovani che voglio lavorare, è esattamente quello che faccio al centro educativo dell'AFSI. Mi sento molto portato verso i bambini e gli adolescenti. Sono l'obiettivo della mia visione e i beneficiari del mio prossimo lavoro. Lavorare con i giovani, renderli sensibili al loro valore, incoraggiarli, equipaggiarli mentalmente per il futuro loro e del mio paese è una passione, una gioia. Non riesco a dirti come mi sento contento quando lavoro con loro. C'ho il cuore pieno di gioia. Ringrazio molto Dio per questo. L'intervento di AFSI per il mio successo non è trascurabile. Sono stato sostenuto da AFSI dal 2003. È un ragazzo sostenuto a distanza magari da qualcuno presente qua. Dopo 8 anni sono capace di promuovere gli altri. Soprattutto la vostra presenza mi ha donato uno spazio per realizzare i miei sogni. Fare l'università per me è un grande desiderio, salutami la tua famiglia, eccetera, eccetera. Ho letto questa lettera, una delle tante esemplificazioni che potevo farvi, semplicemente per dirvi, perché finché la nostra presenza nel mondo, il nostro essere volontari nel mondo, non arriva al cuore delle persone fino a cambiarle e dargli questa speranza, non esisterà mai lo sviluppo. Noi siamo in giro per il mondo per la gratuità del dono dell'incontro col Signore che abbiamo fatto, cercando di trasmetterlo a tutti, grazie soprattutto a questo popolo meraviglioso, generato dal carisma di Don Giussani e straordinariamente guidato ora da Carron, che ci sostiene in ogni nostra azione, in ogni confine e ogni angolo della terra dove siamo. Grazie. Allora, termina qui quello che mi ero augurato all'inizio, introducendo quello che sarebbe stato un contributo che viene dalla forza di una proposta, dalla certezza di un'identità. E vorrei ringraziare un contributo alla riflessione mondiale europea sul volontariato e un inizio di costruzione di un ponte che porterà molti di noi a seguire con grande attenzione ciò che accadrà a novembre a Roma con il Papa Benedetto XVI e
il cardinale sarà proprio su questo tema. Io ringrazio i nostri due ospiti, vorrei ringraziare veramente ancora caldamente il cardinale, Sua Eminenza, perché sappiamo quanto è stato faticoso per lui venire qui oggi con noi. Credo che avrà occasione di conoscere, la prima volta che viene al meeting con noi, spero che sia la prima di una lunga serie di grande amicizia, e credo che avrà occasione oggi di poter avere un'idea di questo contributo che noi cerchiamo di dare anno dopo anno. Grazie e buona giornata.